Bene, eh, buonasera a tutti quelli che si sono collegati e quelli che forse preferiranno collegarsi in differita. Stasera è il nostro sesto incontro perché calcoliamo anche il percorso dell'anno precedente. Abbiamo due eh, giovanissime eh, amiche, professoresse, che mh, ci aiuteranno con due eh, apporti diversi ma mh, complementari, cioè di aiuto ad andare avanti nel nostro discorso. Allora, io mi permetto di mh, ricordarvi che, siccome è un percorso, noi abbiamo messo man mano mh, degli spunti che erano guidati da tre domande: erano la risposta a tre domande. La prima domanda era se era opportuno per noi, educatori in varie forma, come nonna piuttosto che come genitore, come insegnante non nativi digitale, tenere in conto che questi nostri ragazzi sono nati e hanno visto gli alberi allo stesso tempo come se, come se ci fossero da sempre il digitale, come se ci fosse da sempre, quindi loro hanno visto solo questo mondo mentre noi ci siamo entrati, ci stiamo magari anche condizionando, pensiamo all'uso dei cellulari, ma non li abbiamo, eh, abbiamo la possibilità di uscire e entrare, insomma, ecco, questo, quindi la risposta a questa domanda è stata da parte di tutti gli intervenuti. E quella sì è importantissimo, pena un gap generazionale, e poi a suono anche di numeri statistici, la quantità di ore, il, il budget dei videogiochi. Eh, quindi è stata diciamo, una risposta unanime al fatto che dobbiamo cercare di capire questo mondo, di, di collegarci con questo mondo che i ragazzi vivono. E, e quindi eh, ci siamo chiesti: ma come possiamo conoscere qualcosa di questo loro mondo? E eh, abbiamo fatto, eh, ce lo siamo fatti dire da un po' di eh, esperti, di persone. Ti dico brevissimamente, altrimenti porto via spazio alle nostre due eh, 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 esperte di stasera. Ed è questo: certamente siamo davanti a una propensione a nuove capacità cognitive. Eh, il professor Ferri ci disse: non più un um, apprendimento per assorbimento, ma una disponibilità alla ricerca, all'esplorazione. Eh, L'incontro con i videogiochi, su certi videogiochi, significa un allenamento enorme al pensiero veloce, al ehm, coordinamento oculomanuale, che sono anche capacità trasferibili in campo lavorativo. Eh, quindi mh, noi abbiamo ehm, insomma sentito parlare di tutta una serie di nuove eh, diciamo, capacità che le neuroscienze confermano, perché il cervello umano sì. Si adatta e prende, prende atto dei nuovi strumenti. Eh, allora, mh, ci siamo eh, poi chiesti anche altre cose per capire, per esempio, la grande sollecitazione della sfera emotiva rispetto a quella della riflessione. Questo è stato l'incontro con lo psicologo Pellai, che ci ha ricordato che anche sul, giocando sulla sfera emotiva a, possono arrivare ai ragazzi che navigano una quantità di informazioni ben oltre la loro capacità, diciamo, di governarle. Lui aveva particolarmente a cuore il tema del corpo e il tema dell'educazione della sessualità. Però ha sottolineato questo aspetto, che poi nel cervello degli adolescenti è più forte la componente emotiva di quella riflessiva che si deve sviluppare. Poi il grande tema del bisogno della relazione e di questa enfasi sul bisogno della relazione che sono i social. E quindi eh, il professor Fasoli ci ha descritto, anche attraverso delle sue terminologie, nomofobia, FAB, come venga diciamo, sentito fortissimamente il bisogno della relazione. Con quale sottolineature noi abbiamo appurato? C'è molto altro da dire, però eh, viene soprattutto sottolineato il bisogno di esporsi, di avere approvazione. Sembra anche, incontro eh, con il dottor Rancilio su TikTok, che... Ai ragazzi sembra facile poter avere esposizione e approvazione eh, tiktok sembra dire che tutto è facile alla portata certi tiktoker che hanno un enorme successo non sembrano particolarmente dei geni eh, quindi anche i riferimenti per una propria identità si sono moltiplicati e sembra siano molto chiusi nel recinto del mondo giovanile proprio anche per la facilità che hanno questi riferimenti. Eh, un altro punto importante è che si può arrivare anche a, per avere questa approvazione, si può anche arrivare ad avere, eh, a costruire un'identità un po' inventata, un po' falsa. Naturalmente questi sono aspetti che eh, sottolineano di più la deriva, mentre i primi sulle nuove capacità vogliono anche riconoscere no? queste, queste novità. Eh, un altro punto importante su cui eh, siamo stati chiamati a una breve riflessione che si potrebbe sviluppare è la riduzione dell'elemento tempo, la riduzione all'istantaneità, il collegamento elimina lo spazio, in un breve tempo si riesce a raccordarsi con una quantità di persone, quindi ad avere una quantità di rapporti, certamente a scapito della qualità. E questa è un'osservazione che ci ha proposto il professor Petrosino, incontrare l'altro è cosa difficile chiede ascolto, l'altro è complesso, ma le relazioni eh, sui social sono un po' di altro tipo. Quindi, mh, questo è un po' ehm, alcuni elementi per capire un po' queste caratteristiche, io ve le riassumo naturalmente. Questo riassunto con i riferimenti agli incontri potete anche averlo, basta usare l'indirizzo che c'è sulla nostra locandina. No? Ehm, il diverso esercizio, il diverso. Ehm, tempo, l'istantaneità significa anche una riduzione della capacità di attesa e potrebbe essere anche della capacità di fa faticare, di fare fatica, cioè una parte delle ore dedicate ai social a queste caratteristiche. Allora, quale compito degli adulti brevissimamente? l'ipotesi che è emersa, diciamo quasi ovvia, perché il problema poi è tradurla, è che avere cura, favorire integrazione della dimensione digitale nella vita dei ragazzi dentro un'esperienza ricca ricca dal punto di vista delle dimensioni a cui si apre lo, si avvia il ragazzo dentro un'attenzione eh, ai bisogni globali della persona e certo non si può bypassare il digitale dottor Fasoli diceva la posizione del metti via quel cellulare non ne posso più non tiene insomma allora in concreto, che spunti ci siamo dati, eh, diciamo, per declinare un po' questa quest ipotesi, abbiamo lasciato via perché ci sono molte trasmissioni, eh, anche, anche su YouTube, eh, il, tutto il tema che interessa generalmente molti genitori: il, il tempo, l'età, eh, i, i sistemi di parent control, le indicazioni per l'uso sui videogiochi. Non è che non siano importanti, ma non ce ne siamo occupati. Anche un po' controcorrente, perché di solito i genitori eh, chiedono questo. Poi sul tema di nuovi spazi di impegno, abbiamo detto cosa vuol dire accompagnare i, ad attraversare i, i, i ragazzi ad attraversare il digitale. Beh, dalle cose più semplici, eh, quelli del videogioco, gli esperti ci dicevano giocate con, eh, oppure chiedetevi perché è interessato a questo, perché guarda quello. Però poi ci siamo detti: ma cos'è che guardano? Abbiamo fatto una discesa su TikTok, una discesa un po' eh, così conturbante, diciamo, perché abbiamo visto delle cose che appunto per noi non digitali sono un po' eh, lasciano un po' stupiti. Però, in quest'ottica eh, c'è anche eh, questo. Eh, conoscere e anche pensare a un uso diverso, diciamolo così, in modo un po' rozzo. E quindi c'è stato un intervento su una tipologia diversa di influencer, eh, un, un richiamo all'uso dei videogiochi per una un, trasmissione di informazioni o comunque una, sulla via di una didattica, di un uso anche didattico. Abbiamo fatto una piccola puntata su questo e qui arrivo a parlare della professoressa Garbui, cioè accennare, perché lei è all'interno di questa riflessione, eh, diciamo eh, di revisione un po' del, del TikTok, famoso TikTok. Quindi poi lei ci aiuterà su questo fronte. Comunque si tratta di nuovi spazi educativi e di eh, lettura più critica, diciamo, de dei vecchi, se si può usare questo termine. Per esempio, un nuovo spazio educativo è sicuramente quello che, a cui ci introduce oggi, stasera, sempre, la professoressa Bartoli, cioè capire fuori eh, dall'angoscia, diciamo, dei eh, social, che cosa vuol dire programmare. Coding. Che tra l'altro questi sono obiettivi che le scuole che stanno appunto facendo educazione digitale eh, trattano, ma eh, è bene che lo capiamo un po' anche noi, questo ci siamo detti. Quindi, tra breve brevissimo, le, 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 le intervengo della professoressa Bartoli. Eh, un altro spazio educativo qui, che è stato molto indicato dal professor Pellai è diversamente dalla nostra tradizione analogica che sulla sessualità, ma sarebbe meglio dire sull'esercitazione di essere uomo e donna perché la parola sessualità è un po' riduttiva e alla e compresenza di queste due vocazioni essere uomo e essere donna e forse la, il silenzio un po' che è sempre stato della famiglia va rivisto su questo noi abbiamo fatto una piccola proposta, ha faccio, ha lasciato parlare per una, una piccola proposta di creazione di un modo di parlare del corpo e della sessualità in famiglia. Piccolo cenno che c'è in uno dei nostri incontri. Un altro punto eh, importante ehm, è che rimanda al, al prossimo incontro e ho concluso è sul terreno di ciò che è la nostra tradizione, rivisitarla con più consapevolezza proprio perché il digitale ce lo chiede, ci sfida e quindi l'incontro del 14 mar marzo sarà sulla cosa vuol dire scrivere creativamente, sulla scrittura, quella alfabetica, quella gutenberiana, insomma, in modo creativo e poi sul valore del teatro a fronte del metaverso. Infatti il titolo del sarà eh, il 14 marzo è il teatro come vero metaverso, un po' provocatorio e su questo c'è il prossimo incontro. Con questo io ho finito, eh, volevo solo ricordarvi che questo è il nostro itinerario, sono i suggerimenti, magari anche modesti, che comunque siamo riusciti diciamo, a mettere a fuoco. Tutti da approfondire, ma... Quindi adesso la parola al professor Gianni che presenta le due esperte. Sì, buonasera, eh, ringrazio innanzitutto a nome di DS Lombardia tutti coloro che collaborano a questa nostra iniziativa a partire dalla professoressa Iaguri che con la sua giovane e consolidata esperienza ci traghetta nel mondo digitale poi abbiamo eh, l'associazione Esserci il sindacato delle famiglie eh, abbiamo con noi oggi la dottoressa Maria Cristina Garbui temo che ci sia qualche problema nel mio collegamento perfetto Maria Cristina Garbui che milita nella gloriosa Università Cattolica del Sacro Cuore dove lavora presso il CREMIT e collabora con la, con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria potrebbe essere dottoranda presso la Medesima Università e poi la professoressa Francesca Bartoli che si occupa appunto di eh, insegnare nel glorioso segmento della scuola ultimi anni della scuola primaria e primi anni e scuola secondaria di primo grado ex scuola media provando a insegnare ai ragazzi anche attraverso questi strumenti e provando a fare quello che tante scuole stanno tentando di fare cioè un curriculum digitale integrato, verticale, che eh, li aiuti in questo senso. Mi spiace che la mia comunicazione abbia questi inframmezzi visivi. Eh, questa sera, appunto, come ho ricordato precedentemente, tentiamo di fare una cosa complicata, cioè vedere non solo... I limiti ma anche il lato costruttivo oltre che l'attrattiva istintiva che questi strumenti tecnologici hanno per noi e per i nostri ragazzi e che cosa significa essere adulti di fronte a questi strumenti per questo abbiamo queste nostre due giovani e competenti amiche che proveranno a introdurci a far capire anche per chi è diciamo non nativo digitale, come vi ricordava la professoressa Iaguri, eh, qual è sia una strada costruttiva. Inizierà prima la dottoressa Garguri e poi la professoressa Bartoli e ci sarà spazio per fare domande per chi vorrà attraverso la chat eh, presente sul canale YouTube per quelli che sono in diretta. Ringrazio tutti, anche il nostro tecnico Paolo Sangalli che ci permette questo collegamento e lascio subito la parola alla dottoressa Garboni. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie davvero per la presentazione oltre che per il prezioso invito e l'opportunità di essere qui con voi stasera ad offrire appunto un, un rilancio. Un rilancio che si basa e parte proprio da una prospettiva di TikTok. Una prospettiva che vuole anche un po' provocatoriamente essere media educativa. Quindi capire effettivamente che cosa TikTok ha di educativo, se effettivamente ha qualcosa da dirci sul piano educativo e come anche questi spunti possono essere colti non solo effettivamente da chi in primis ci vive in un certo senso su TikTok, quindi i nostri giovani che comunque sono produttori e soprattutto anche in alcuni casi condividono i contributi eh, di TikTok piuttosto che sicuramente ne prendono visione. Ma anche da chi appunto nel panorama educativo è un altro attore importante, quale i docenti, gli insegnanti, ma anche i genitori e tutti coloro che effettivamente contribuiscono ad una crescita integrale dei bambini e dei ragazzi. Come Cremit ci siamo inseriti appunto nella prospettiva di TikTok, in quanto. Appunto, ci siamo un po' sfidati. Abbiamo deciso di capire e di conoscere insieme quali potessero essere queste sfide e opportunità che il social effettivamente andava a presentare. In prima battuta, ci siamo sicuramente concentrati su quello che è un aspetto che riguardava, ecco, i media. I media inseriti in una prospettiva educativa. È per questo che parliamo effettivamente di una cornice che è quella della media education. Di una media education che ricorda appunto, o ad una educazione, non solo ai media, quindi all'utilizzo dei media con i media, quindi con queste strumentazioni, ma soprattutto in una prospettiva di senso, di grammatiche, di linguaggi. Eh, prima si diceva che appunto a livello analogico talvolta eh, si fatica. Ad entrare in una prospettiva dei media perché le grammatiche cambiano, sono differenti. Ecco, è stato per noi interessante iniziare questo approccio anche con il social, cercando di andare a rintracciare quelle che sono appunto le grammatiche, delle grammatiche che però si orientano effettivamente ad una consapevolezza, ad un'abilità di ricerca di un senso critico. Un senso critico che sicuramente ecco, rilancia ad una prospettiva anche produttiva e pragmatica che viene esperita all'interno del social. Quindi, effettivamente, qual è stato il nostro obiettivo di questa ricerca che stiamo portando avanti? Sicuramente quella di rivedere, rileggere il linguaggio auto audiovisivo di modo tale che possa offrire effettivamente uno, essere meglio uno strumento metodologico. Per aiutare gli studenti a comprendere anche la realtà. Ecco anche offrire la possibilità di ragionare non solo in ambito scolastico ma anche in contesti informali e quotidiani perché veniva anche precedentemente ricordato che questi social TikTok non è che effettivamente ha un suo contesto che è un contesto altro per i nostri studenti, per i nostri ragazzi, ma effettivamente si lega ad un contesto forse più informale che è quello legato ad una fruizione, progettazione, creazione, produzione che può anche venire a casa, ma che comunque entra in contatto con quelli che sono i temi della scuola e anche ovviamente della vita familiare. Spesso accade che ci sia una necessità di condividere dei significati. Vedo qualcosa che mi interroga, pongo la domanda alla mia maestra, alla mia professoressa, piuttosto che a qualcuno che mi è vicino. D'altra parte, anche la possibilità di offrire agli studenti un valore percettivo e analitico, anche riguardando uno studio che effettivamente è quello dell'audiovisivo. Quindi capire anche qual è la... Il format, la capacità di questo TikTok di creare effettivamente e produrre video. Quindi un po' la sfida si è centrata su questo, sul cercare di unire effettivamente questi aspetti più formali, stilistici, con aspetti che invece sono legati alla competenza digitale. Ovviamente con una lente, se così vogliamo dire, di aspetti educativi e pedagogici che ci vanno ad interrogare. Ora, per portarvi proprio un po' più addentro a questa prospettiva, eh, vorrei presentarvi effettivamente un progetto che è stato svolto da Milani di Montichiari, dove effettivamente gli studenti hanno proprio potuto sperimentare quella che era la creazione di una, di una pagina di un canale tiktok dove effettivamente creare e contribuire a rendere il social network effettivamente generativo pieno di significati innanzitutto eh, questa produzione questa sfida ha interrogato gli studenti a riflettere sul mondo a riflettere su quelle che sono le grammatiche interne al social Um, si diceva che nei precedenti incontri era stato fatto cenno anche alla dinamica di TikTok, che prevede effettivamente dei video molto brevi. Ecco, è importante anche entrare all'interno di un social conoscendone effettivamente quelle che sono le grammatiche, quindi un modo di stare nel social che deve comunque rispondere anche alle nostre dinamiche più creative. La progettazione e la produzione di artefatti audiovisivi effettivamente è stata creata e realizzata in modalità collaborativa. Questo perché? Perché al, per produrre e per progettare un contributo significativo, anche la sfera ecco, del lavoro di gruppo significa, è significativa perché offre effettivamente più spunti, più realtà, e da lì si parte appunto a progettare, a creare. Questa mh, progettazione è stata per noi una testimonianza importante perché volevamo sfidare proprio gli studenti che vedevano diverse tipologie di video all'interno di TikTok, anche in un certo senso un po' di poca, eh, poco interesse dal punto di vista educativo perché venivano rilanciati altri tipi di temi, forse un pochettino più... Esuberanti, più visivi, più visuali, nell'entrare in TikTok assumendo una postura diversa. Ovvero nell'essere effettivamente protagonisti all'interno di una realtà che in un certo senso era più difficoltosa, portando però un seme, un seme generativo, quindi dei video che effettivamente fossero dei video di senso. Si è parlato per esempio della propria privacy. Eh, di come effettivamente in 15 secondi un piccolo video potesse rilanciare sul tema della privacy, una privacy che effettivamente va rispettata e di cui bisogna avere contezza nel momento in cui si entra in relazione con un'altra persona. Qui vi lascerò poi ovviamente il materiale, di modo tale che si possa anche approfondire, eh, vi è proprio un articolo all'interno del quale questa sperimentazione viene maggiormente approfondita e rilanciata, in un'ottica appunto di poter anche, da un certo senso, prendere una prospettiva di studio di questo social, per poterlo approfondire, per poter capire effettivamente come ci si può muovere all'interno di questo social. Ma poi, come dicevamo, è importante anche il raccontare, quindi non solo fruire dei contenuti, ma anche iniziare a produrre, a contribuire, a generare effettivamente un panorama più significativo. Questo come effettivamente interroga eh, noi esperti della scuola? Ecco, diciamo che lo stare su TikTok ci interroga dal punto di vista di un'educazione civica digitale. Perché? Perché TikTok... Comunque, entra a far parte della vita di tutti noi, entra a far parte della nostra quotidianità in un modo forse più diretto per i nostri giovani che ne fruiscono e ne creano contenuti, in un modo magari più indiretto per quelle che sono invece delle generazioni che magari con TikTok non hanno un primo diciamo coinvolgimento in prima persona, ma che magari tramite quelli che possono essere degli articoli di giornale, piuttosto che trasmissioni televisive, piuttosto che appunto questi studenti, questi ragazzi che interrogano chi sta loro vicino sulle dinamiche che accadono all'interno dei social, vengono coinvolti. E quindi come effettivamente educare dei cittadini che sono ormai cittadini digitali? Ecco, noi ci siamo inseriti come Cremit all'interno di quella che è la prospettiva di una media literacy education, ovvero sostanzialmente ripensare a quello che è il digitale all'interno delle nostre vite, della nostra realtà, soprattutto per rispondere ad un'esigenza che è quella di una contemporaneità, che ci richiede proprio di accedere a queste forme mediali in modo sicuramente... Eh, critico, sicuramente a livello estetico ma anche come appunto poi potremmo vedere insieme in modo più etico queste sono tre delle aree che sicuramente ecco vengono interrogate nel momento in cui eh, parliamo di una di voler promuovere appunto un'educazione civica provo a spiegarmi meglio nel momento in cui effettivamente noi entriamo all'interno di TikTok, possiamo vedere un video. Questo nostro vedere un video ci fa interrogare. Innanzitutto possiamo esprimere un nostro parere a livello estetico. Abbiamo apprezzato il linguaggio che è stato proposto all'interno di quel video. Ne abbiamo visto magari una proposta più creativa, più dinamica, una magari anche sceneggiatura o un montaggio che non avevamo visto Prima, che quindi magari ci ha interessato. Ma d'altra parte, poi esce anche quell'aspetto più critico che ci interroga effettivamente a farci delle domande su quello che noi vediamo. Quindi, sostanzialmente, noi riusciamo a comprendere. A livello proprio di pensiero, che cosa ci sta dietro? Quale tipo di cultura passa da quel video che io ho visto? Come effettivamente questo video mi interroga? Ed è proprio su quest'ultima domanda che rientra anche l'area più etica, quella della responsabilità. Vede un video, magari simpatico, però schernisce un'altra persona. Che cosa faccio? Lo condivido oppure lo tengo per me? Oppure ancora, magari sono costretto in un certo senso a fare una, a pormi ecco, come cittadino digitale, quindi magari segnalare il contenuto nel momento in cui non lo ritengo opportuno e soprattutto magari lo ritengo un po' più fuori dalle righe o addirittura offensivo. Quindi questi sono un po' gli aspetti su cui ci interroghiamo nel momento in cui entriamo appunto all'interno del social tiktok, ma mi verrebbe da dire non solo all'interno di tiktok. È proprio come se fosse una postura di andare ad interrogare una realtà che è quella digitale che sicuramente ecco viene a coinvolgerci in tutti i nostri aspetti della vita quotidiana. Qui infatti avevo... Pensato di proporvi proprio più nello specifico l'area critica, di cui appunto abbiamo fatto cenno, quindi come pensiero, come comprensione di forme culturali, la dimensione estetica, che è sicuramente un educare al bello: motivo per cui TikTok è molto accattivante, perché ci dà la possibilità di creare, di manipolare questi video di modo tale che siano sicuramente affascinanti. Ma ecco qui, non è solo un ricercare i like, ma deve rientrare più un aspetto sicuramente etico che ci richiama ad una responsabilità. Quindi in un certo senso a agire all'interno del di digitale interrogandoci sui prodotti che noi vediamo e soprattutto sulla ricezione degli stessi. Quindi come Cremit... Proprio per rispondere a questa esigenza di entrare proprio nella dinamica del social, abbiamo deciso noi stessi di aprire un canale. Abbiamo aperto un canale TikTok dei Cremit, dove effettivamente non abbiamo pubblicizzato le nostre attività del centro, ma anzi abbiamo deciso di veicolare e promuovere delle dinamiche educative che... Partissero sicuramente da contesti formali, ma che andassero anche a interrogare contesti informali, eh, proponendo questi contenuti sicuramente eh, in base a diverse fasce d'età. I video che noi abbiamo proposto non sono, mh, diciamo, destinati. A dei bambini, ma sono destinati a coloro che invece hanno a che fare effettivamente con l'aspetto più educativo, quindi a professionisti dell'educazione, che si interrogano sicuramente su alcune dinamiche, ma da cui effettivamente eh, si può offrire, con cui si può collaborare per offrire anche un rilancio. Quindi questi nostri video che noi abbiamo proposto li abbiamo suddivisi e realizzati utilizzando sicuramente un palinsesto. Perché? Perché abbiamo de deciso di orientarci su diverse aree di produzione dei contenuti. Abbiamo iniziato col pensare a questa appunto proposta di un reccecredit in cui si andasse a recensire del materiale, magari dei testi, piuttosto che delle serie tv, degli articoli, dei materiali effettivamente di studio che si interrogassero sugli aspetti media educativi. Uno dei video che sono disponibili all'interno di, del canale TikTok, per esempio, si interroga sulla fascia dai, di 0 ai 12 anni di età quindi come educare effettivamente al social in questa fascia d'età. Ecco che viene proposto all'interno del nostro canale appunto un video TikTok su un testo di Serge Tisseron che si chiama appunto 36912 e va ad indagare queste dinamiche. Un altro rilancio che abbiamo voluto proporre era in tema appunto più media educativo, quindi andare a riflettere su alcuni temi Particolarmente cari al campo della media education, cercando di capire come effettivamente andare a produrre e ad inserirsi all'interno del panorama della media education. Magari andando, per esempio, a proporre una serie di applicativi che potessero essere utili e soprattutto spendibili all'interno di un contesto scolastico. Inoltre. Abbiamo anche eh, deciso di presentare dei contenuti medio educativi che fossero però proposti in serie. Quindi sostanzialmente andavamo ad indagare un tema che veniva però spezzettato in più rilanci, in più video, come per esempio il tema della cyber stupidity, dove ci siamo andati ad interrogare sugli aspetti che rendono effettivamente una persona stupida digitalmente. Quindi ci siamo andati ad interrogare per esempio sul cyberbullismo, sul cyber harassment piuttosto che sul body shaming, che sono tutti effettivamente aspetti che vanno ad essere rintracciati all'interno di quello che è un atteggiamento di stupidità digitale. Quindi effettivamente qual è stata la finalità di Cremit su TikTok? Qual è? Effettivamente la finalità di Cremit su TikTok, quella di effettivamente rompere una misconception che rivela il fatto che esistono solo media buoni o solo media cattivi. Perché il nostro desiderio è quello di ribadire una centralità dell'esperienza, un'esperienza che, però, viene svolta e soprattutto viene indagata da quelle tre aree della competenza digitale di cui vi ho parlato prima, quindi un aspetto etico, critico ed estetico. È sicuramente l'offrire una prospettiva, un punto di vista di rilancio anche di un social in cui effettivamente noi con cui noi ci confrontiamo. Quindi sostanzialmente eh, non neghiamo. Che il che TikTok non sia effettivamente un social che nasca come social educativo. Perché i fatti di cronaca non possiamo sicuramente ecco, sottrarci da questi aspetti e negarli non avrebbe neanche senso e significato, perché anche su quelli bisogna effettivamente interrogarsi. Ma ci piacerebbe proporre una prospettiva educativa che effettivamente educhi ad una criticità, sicuramente, ma che Sfidi anche noi che ci occupiamo di educazione e i nostri studenti a partecipare, a promuovere delle esperienze educative e formative che siano effettivamente significative, a gettare proprio un germoglio eh, all'interno di questo social. E quindi quale effettivamente rilancio per la scuola? Abbiamo pensato di andare a cercare delle Buone pratiche all'interno di TikTok, dei buoni esempi che effettivamente potessero essere in un certo senso catalogati all'interno di quella che è la prospettiva di un identi TikTok. Ovvero eh, siamo andati a realizzare proprio una scheda dove ci interrogavamo su un utilizzo possibile di quel video o di quella proposta proprio come se fosse una sorta di stimolo che noi possiamo utilizzare all'interno delle nostre attività in classe. Come può essere quindi utilizzato un video che vediamo su TikTok? Per esempio può essere uno stimolo, una presentazione di un topic, magari vedo un video particolarmente interessante sulla Gerusalemme liberata. Perfetto, devo trattare questo tema all'interno della mia classe, parto dalla proiezione di un video TikTok di 15 secondi che va a rintracciare magari la, gli aspetti più importanti della Gerusalemme liberata. Quello può essere uno stimolo. Un momento oppure può offrire un momento di riflessione. Partiamo da un video sulla giornata della memoria che è stato proposto all'interno di TikTok e ne discutiamo insieme. O ancora eh, ci sono alcuni TikTokers che per esempio fanno un sunto in 15 secondi di un libro, di una proposta, di un concetto. Ecco, anche quello può essere sicuramente una sorta di bigino che noi potremmo dare ai nostri studenti e che è effettivamente di facile accesso che va a riprendere le tematiche fondamentali, gli aspetti fondamentali di una certa disciplina. O ancora i video di TikTok possono essere utilizzati anche come tutorial pratici. Non so se vi è mai capitato, a me capita molto spesso di andare a ricercare dei piccoli video o comunque discorrere, e mi vengono addirittura proposti appunto dall'algoritmo questi video, su cui effettivamente ci sono magari dei tutorial che mi aiutano a eh, piegare effettivamente la carta per realizzare un origami in pochissimi passaggi, oppure per ricoprire un libro in altrettanti pochi passaggi, o di incartare un regalo. Ecco, tutti questi sono sicuramente anche dei punti di vista differenti che interrogano anche la mia realtà di ragazza che effettivamente sta cercando di realizzare un prodotto e mi offre addirittura altri spunti che io posso accogliere e portare all'interno della mia realtà. Ora vi mostro la struttura dell'identity TikTok. Come voi vedete può effettivamente andare ad indagare degli aspetti più tecnici, quindi tecniche e linguaggi piuttosto che musiche utilizzate all'interno del video, ma sicuramente ecco, rilancia anche delle proposte più operative nel momento in cui andiamo a identificare il target a cui effettivamente suggeriamo eh, di fare riferimento per la proiezione del video che andiamo a trattare. All'interno ovviamente del nostro um, sito Cremit trovate anche tutti questi denti TikTok che sono stati pubblicati e che da alcuni insegnanti sono stati anche utilizzati. Quindi, chi effettivamente impara con TikTok? Abbiamo pensato che con TikTok possono imparare i bambini e i ragazzi. Sicuramente c'è chi si limita a creare dei contenuti senza postarli. Tante scuole hanno utilizzato proprio TikTok come se fosse un'app per la realizzazione di video. C'è chi invece crea contenuti e li posta e chi effettivamente condivide ed interagisce con i propri post e con quelli altrui. Sicuramente, ecco, su questo mi permetterei una specifica. Nel momento in cui parliamo di bambini e ragazzi, anche TikTok e i social stessi sono anche attenti a quella che è la privacy di condivisione. Quindi sicuramente una nostra sperimentazione, soprattutto con i soggetti minorenni, riguarderà più che altro un'attenzione nel creare questi contenuti senza però postarli. Sicuramente i bambini e i ragazzi imparano però le grammatiche del social stesso imparano con TikTok i docenti e i professionisti di ogni ordine e grado che effettivamente si interrogano su temi educativi. Perché, come abbiamo visto prima, possiamo effettivamente diventare anche noi stessi dei TikTokers che propongono eh, come stimoli, per esempio in una discussione in classe, alcuni video. Oppure, senza diventare effettivamente noi produttori di video, possiamo anche andare a rintracciare alcuni... Eh, aspetti che riteniamo anche essere interessanti per noi e per la nostra didattica e portarli qui a scuola. Imparano con TikTok anche effettivamente i genitori, i formatori e gli educatori perché hanno la possibilità di aprire un dialogo. Nel momento in cui io conosco il social che sta utilizzando mio figlio, capisco anche effettivamente quali siano le, gli aspetti su cui magari desidero farlo riflettere, su cui Desidero aprire con lui un dialogo, un confronto, un rilancio. Ecco, sicuramente anche questa opportunità di entrare in contatto con le generazioni più giovani è un'opportunità che non ci possiamo far scappare. Perché comunque loro sono all'interno di quel social, come creator per alcuni, o come anche solo ed esclusivamente fruitori, però si interrogano, sono lì, presidiano quello spazio e quindi anche quei significati. E un punto di vista significativo per l'educatore, è sicuramente quello di interrogarsi su questi aspetti. Um, I creator di TikTok propongono anche una prospettiva più edu, che viene um, classificata con l'hashtag edutalk. All'interno infatti di TikTok possiamo per esempio andare a rintracciare delle prospettive educative che magari eh, vengono rilanciate con video tutorial, piuttosto che anche con esperienze appunto di recensioni. Uno degli hashtag più conosciuti e più frequentati in questi ultimi tempi è anche l'hashtag EduTok, che effettivamente va ad interrogarsi e a rilanciare su quelli che sono dei temi che riguardano proprio una lettura di un libro e quindi andare a rintracciare anche delle tematiche piuttosto che proporre la lettura di questo testo perché offre diverse tipologie di spunti. Ecco, in conclusione del dell'intervento mi piacerebbe anche offrirvi un'ulteriore proposta operativa che abbiamo destinato ai agli studenti eh, dell'Università di Bologna in un corso di formazione dove effettivamente li abbiamo proprio sfidati. Innanzitutto, in prima battuta, eh, nell'andare a categorizzare questi video eh, utilizzando proprio l'identity TikTok che è stato proposto da Cremit. E d'altra parte, ecco, a provare effettivamente anche a rilanciare quelli che sono i video che loro sono andati ad analizzare, in prospettiva sicuramente di renderli. Eh, anche utilizzare, utilizzabili all'interno appunto di un contesto universitario piuttosto che di un contesto di formazione piuttosto che anche nel momento in cui effettivamente loro stessi dovevano andare a proporre una presentazione all'interno magari di altri ambiti ehm, questa prospettiva appunto concludendo il mio intervento si risolve proprio da questo punto di vista. Cerca di andare ad indagare quello che è l'aspetto più social, quello che è l'aspetto sicuramente di temi educativi e quello che è l'aspetto anche di un rilancio di un social che effettivamente è stato in un certo senso etichettato come negativo, ma che può in realtà anche offrirci diverse prospettive, orizzonti e dinamiche. Quindi è un po'. La mia proposta, la nostra proposta è quella di esercitarci su queste dinamiche e provare anche noi a capirci di più. Grazie. Grazie alla dottoressa Garbui, che ci ha aiutati quindi ad ampliare la prospettiva nell'approccio a TikTok, inquadrandolo in questa cornice della media education, quindi dandogli un orizzonte di senso più ampio. Passiamo adesso dalla teoria alla pratica con la professoressa Francesca Bartoli, che è docente presso la scuola paritaria secondaria di primo grado Caris di Rimini, in cui è responsabile del progetto educazione digitale. Ed è anche impegnata nella costruzione di un curriculum verticale sull'educazione digitale con la scuola primaria, quindi ha una grande esperienza sul campo. Prego, professoressa. Grazie, grazie dell'invito. Condivido lo schermo subito. Ok, ok, vado, si vede? Ok, allora vi racconto, vi porto dentro questo mondo che è il mondo del coding e della robotica che io insegno alle quinte elementari e alle scuole medie della stessa fondazione, che è la Fondazione CARIS, che si trova a Rimini. E innanzitutto parliamo di nativi digitali. E allora, tutte le foto che ho messo sono foto che in qualche modo ho fatto a scuola ai miei alunni dove non si vedono ovviamente le facce, ma eh, perché hanno tutte in qualche modo un significato. Cioè, sono tutti, sì, nativi digitali, sono, eh, hanno tutti in media 3-4 computer, tablet a casa, dai miei sondaggi, hanno quasi tutti un cellulare, eh, però quando poi ci si mette a lavorare, il PC è uno sconosciuto. È uno sconosciuto vuol dire che loro sono abituati ai tablet, l'unico grande amore è, lo, è il cellulare. Ma la cosa interessante è che quando gli do in mano un computer non sanno che si deve accendere, quindi non, ha, non trovano il eh, tasto per accenderlo e soprattutto quando era di spegnerlo non hanno idea che si debba spegnere. Quindi eh, ho messo qualche esempio di cose che mi sono capitate realmente, giusto per far capire che eh, sì, sono nativi digitali, ma... Eh, se devono cercare un sito su internet, credono che Google andare a cercare nella barra di navigazione di Google sia esattamente come mettere nella barra di indirizzo di un sito internet. Oppure vado a, a salvare un file, ecco, il salvataggio dei file eh, credo che sia, io lo chiamo un mistero di Fatima, nel senso che ehm, io ci combatto per tre anni alle medie e continuamente mi dicono, prof, non c'è più niente il computer me l'ha cancellato, perché l'altra cosa è che è sempre colpa di questo strumento diabolico, eh, eh, loro in verità sono dei, dei, dei poveri ostaggi di questo strumento per cui il file sparisce e eh, purtroppo eh, dobbiamo cercarlo, questo file. Altri esempi, mi mandano le mail per mandarmi delle foto, delle consegne, eh, questa è una mail che mi è arrivata l'altro giorno, il testo è nell'oggetto della mail, ok? Eh, questi sono solamente alcuni degli esempi, ma ne potrei avere tantissimi, no? Perché io parto con questi esempi? Perché a me fanno sorridere, ma dall'altra parte eh, mi piace tantissimo perché qui inizia il mio lavoro. Cioè, nel momento in cui mi rendo conto che questa è la situazione, dico: Ok, sei nativo digitale. In verità sono nativa digitale anch'io perché chi è nato dopo l'85, dicono che posso rientrarci, diciamo così, senza essere specifica. Però eh, qui inizia il mio lavoro. L'altro giorno ho fatto fare un um, piccolo questionario ai ragazzi di, di quinta, ai bambini di quinta, e gli ho chiesto cosa ti piacerebbe imparare di nuovo al computer. Risposta stu stupenda. Io, boh, non lo so, non ho degli scopi al computer. Meravigliosa questa risposta, perché eh, è vero. Non hai uno scopo al computer. Quindi io, che sono adulto, fantastico, inizio a lavorare e ti inizio a far vedere che è stupendo avere degli scopi e usare questo computer come uno strumento che mi consente di eh, scoprire tantissime cose e non semplicemente giocare o andare su internet. Per questo eh, inizia quello che è il coding e la robotica, eh, che mh, è sicuramente una frontiera. Eh, molto interessante e è una frontiera molto utilizzata nelle scuole, in quasi tutte le scuole direi, ormai è quasi d'obbligo cioè è proprio d'obbligo ormai inserire percorsi di coding e di robotica, ma perché? Perché non insegniamo a utilizzare Word, PowerPoint insegniamo a scrivere una mail e ci lanciamo sulla robotica perché fare queste cose quando non sanno appunto fare un file Word e salvarlo? Parentesi, io insegno anche quello in prima media, ok? Non è che l'uno esclude l'altro. Però che cosa c'è di interessante? Cosa c'è in gioco? E vediamo subito. E io parto sempre con questa slide, cioè tutti gli elettrodomestici dispositivi tecnologici parlano un di linguaggio. Qual è la differenza tra questi dispositivi che io ho messo? Loro ci guardano per bene? E uno per uno diciamo che linguaggio parla, cioè se io ci voglio parlare, che cosa devo fare, cosa può fare quello strumento lì. Frullatore, si accende si spegne, massimo cambia la velocità, benissimo, acceso, spento, ottimo. Computer, è eh, no, il computer no, ha bisogno di qualcos'altro, perché non, non è che semplicemente si accende e si spegne aspirapolvere si accende e si spegne quindi si capisce che ci sono gli elettrodomestici dei dispositivi che vanno ad accensione e spegnimento altri che hanno bisogno di un'altra cosa di cosa hanno bisogno di un programma cos'è questo benedetto programma? una lista di istruzioni che consente al nostro dispositivo di poter raggiungere l'obiettivo che vogliamo e quindi che cos'è fare coding? che cos'è eh, programmare? andare a scrivere questo programma quindi andare a imparare e andare dentro al linguaggio del nostro dispositivo. E questo è interessantissimo perché vuol dire che sposto il ragazzo dall'essere utente, dall'essere fruitore, all'essere costruttore, all'essere creativo. Come faccio? Eh, che quali sono, qual è il metodo? Quali sono le competenze che io vado a, ad attivare? Si basa tutto sul problem solving. Per cui definisco il problema, cerco una soluzione, la scelgo. L'applico e controllo il risultato. Non funziona, devo tornare indietro. E quindi capiamo che non è semplicemente andare a utilizzare un, 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 uno strumento, è proprio capire dal dentro come sta funzionando. E partiamo sempre dal cosa vuol dire creare un algoritmo. E, e, e facciamo l'esempio del cellulare: per cui all'inizio accendo il cellulare, devo digitare il codice PIN, il codice PIN è corretto? Sì. Si accende il cellulare? No? Bene. Il codice è scritto da più di tre volte? No. Allora ridigito il codice PIN. A ritroso, se lo digito più di tre volte, mi si blocca il cellulare. Questo esempio che io gli faccio fare sul quaderno lo capiscono benissimo, ma soprattutto iniziano a fare subito programmazione. In che modo? Creando l'algoritmo del mio robot preferito, forse il più utile che sia stato utilizzato almeno. Più amato dalle donne il Roomba, ok. E il nostro robottino Roomba ha un diagramma di flusso semplicissimo. Che loro riescono a capire, io gli do i pezzi così come ve vedete voi nella slide, e gli dico come funziona il Roomba? Come fa a capire se si deve fermare o se non si deve fermare, come fa a non sbattere contro tutto, e loro pian piano arrivano a questo: cioè, io all'inizio accendo i motori, leggo il mio valore del sensore. Nel mio valore c'è una distanza. Questa distanza è maggiore o minore di 5 centimetri? È maggiore da di più di 5 centimetri, vado avanti. Se invece incontro qualcosa, incontro un oggetto, è, è la base? Sì, allora mi spengo. Non è la base, è un muro? Bene, cambio la direzione e continuo a leggere il sensore e vado avanti finché io o, o incontro la base oppure vado avanti. Ecco, questo è un esempio semplicissimo di programmazione e, ed è proprio l'inizio per fargli capire che il digitale parla un, un linguaggio che io posso andare a, sc a scrivere, posso andare a creare. Come fare? facciamo a imparare questo linguaggio? Entriamo in classe come, si, come faccio in quinta elementare, dico bene ragazzi, come facciamo? Inizialmente gli porto dei robot di balatta proprio perché i primi robot nascono sono i più simpatici i primi robot no quelli in cui con quello che si ha nella discarica si va a creare il proprio robot bene partiamo anche noi così perché tutti vogliono subito fare quando io gli chiedo cosa vorreste imparare a creare un computer boh interessante a creare un computer partiamo dalla base adesso e quindi ognuno di loro costruisce un robot con quello che trova con quello che ha da utilizzare ed è bello perché questi robot in fondo in verità io non posso mettere le loro facce ma gli assomigliano tantissimo quindi in verità fanno questi robot che in verità eh, quando io gli faccio le foto a fianco fanno morire da ridere e sono super creativi cioè usano la loro manualità e sono anche difficili da fare con le a caldo cioè, ci, 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 ci ha lavorato tantissimo per farli e hanno fatto tutti i loro robot e dicono bene prof ma adesso questo robot che ci facciamo con questo roba? Bello, è divertentissimo. Sono tutti soddisfatti. Cosa ci facciamo? Come facciamo a farlo muovere? Bene, partiamo subito col farlo muovere su una scacchiera. Quindi facciamo del coding, quindi della programmazione, ma unplugged, cioè non al computer. Manuale con le frecce destra e sinistra e avanti. Tre comandi con delle carte, che sono queste carte qui a sinistra, in cui loro devono iniziare a fare dei percorsi. Su queste scacchiere gigantesche a squadre gli faccio fare dei giochi per iniziare a capire che il punto di vista che il mio robot deve avere non è il mio punto di vista, ma il punto di vista è come è girato il robot. E vi assicuro che la destra e la sinistra sono tipo il mistero di Fatima, visto come sto salvando il file, non è troppo diverso, eh? perché è veramente un concetto difficilissimo. Però già lì iniziano a capire che programmare vuol dire cambiare il punto di vista. E seconda cosa, che il robot fa quello che gli dico io, non è il robot che possiede me e mi fa fare cose. E il primo robot che faccio utilizzare, poi, dopo aver mosso un po' di scacchiere, è questo robot piccolissimo che si chiama Ozobot, che usa un sensore di linea e praticamente con dei codici colori fatti a pennarello accelera, fa zigzag, fa tante cose e quindi la prima cosa che gli faccio fare è andare a fargli fare il turista per Rimini, perché noi eh, chiaramente qualsiasi cosa facciamo siamo sempre pronti a promuovere il nostro territorio, e quindi la, la prima cosa che facciamo è immagino che Ozobot venga un giorno a Rimini, che giro gli faccio fare? E quindi fanno questo percorso in cui mettono le varie cose che a loro piacciono di Rimini, la ruota panoramica, il gelato, le cose così, e quando arrivano nelle varie stazioni o si fermano o fanno zig zag, quindi quei codicini colorati è perché quando il robot passa lì deve fare qualcosa, ok? E già questo perché parto col pennarello? Perché pian pianino stiamo facendo sempre lo stesso procedimento, ma ci stiamo entrando sempre più dentro. Quindi io, i primi mesi, non uso il computer, a un certo punto arriva il computer, arriva il computer e arrivano i miei robot, eh? Io in particolare uso due piattaforme, code.org all'inizio, che è un po' più precompilata, quindi soprattutto con i bambini delle quinte elementari è un po' meglio, poi Scratch, e poi uso invece due, eh, parti di ro due mh, strumentazioni robotiche. Innanzitutto la robotica non è altro che il coding che però esce dal computer, cioè muove qualcosa, e dialoga con la realtà attraverso sensori, cose, quindi secondo me è estremamente interessante perché non si ferma allo schermo. Eh, cosa utilizziamo noi a scuola? Tendenzialmente utilizziamo, abbiamo anche altre cose, però utilizziamo questi due kit. Uno è Semlabs, che è quello a sinistra, e un'altra è la schedina Microbit. Vi porto due esempi molto, molto semplici e molto veloci per farvi capire cosa possiamo fare con queste cose qui. Con Semlabs vi faccio vedere l'esempio di, di faccio una macchinina telecomandata. Oh, bellissimo. Poi la mandiamo fortissima, ci andiamo contro, facciamo l'autoscontro, siamo felici. Secondo esempio che vi faccio vedere invece con microbit è un contapassi. Ok? Eh, microbit non è altro che questi piccoli blocchettini che dialogano in Bluetooth. Quindi l'uno con l'altro dialogano senza bisogno di fili. E noi in particolare utilizziamo dei servomotori, cioè dei motori che hanno le ruote all'esterno. E io li vado a costruire... E vado a collegarli col mio computer e vado a costruire questo tipo di programma. Questo è un programma ultra classico, ultra basico, dove praticamente io vado a dire ai miei motori come se fossero dei pezzi di Lego. Cioè la programmazione che noi usiamo a blocchi è come andare a giocare a Lego, però ci sono delle regole ferre. Facciamo l'esempio: quando la freccia, è, eh, freccia su è schiacciata, il motore 1 deve andare a velocità 60, il motore 2 deve andare a velocità meno 60. Questa è la prima cosa che c'è scritto. Perché devo andare a 1 a 60 e 1 a meno 60? Perché se io vado in, in entrambe le direzioni, i due motori, siccome sono speculari, la, ma la macchinina gira su se stessa. Quindi già questa cosa qui devono cambiare il punto di vista. Perché se io ragiono come avrei ragionato, vabbè, mando tutti e due a 60 così la destra e la sinistra e tutto quanto, questo è il primo programma. secondo esempio che porto è Microbit, che è questa schedina molto piccola, eh, che costa anche molto poco, è molto economica, che il regno inglese fino a qualche anno fa regalava a tutti i ragazzi che facevano le medie, le, le elementari, come regalo di compleanno. E', e è molto interessante perché questa schedina qui, ha tanti, si possono fare tantissime cose perché ha dei piccoli sensori di temperatura, di umidità. Eh, ha una matrice LED che vedete che ci sono dei LED davanti, ha dei tasti e quindi con questa qui. Eh, si possono veramente fare tante cose, quindi ad esempio nel contapasso io gli do questa scheda per andare a, sc a scrivere il programma e poi devono andare a contare i passi di un perimetro che scegliamo e fare dei calcoli, quanto è lungo il passo mio, quanto è lungo il passo tuo se a te sono venuti tot passi, se a me sono venuti tot passi. Eh, in particolare anche questo qui ha un tipo di programmazione, questa è la schermata che lavora a blocchi come quella di prima. Si scarica il programma sulla mia schedina esattamente come inserire un file su una chiavetta. Quindi lampeggia, si scarica il programma. In automatico io posso attaccare il mio microbit a una, a, alle pile e portarmelo in giro. E lui fa il programma che io ho inserito. Qual è questo programma? È molto semplice. Noi vogliamo fare un contapassi, quindi ogni volta che il microbit viene scosso deve andare a, a, a contare. Un passo, perché se ce l'ho alla caviglia lui rileva il fatto che mi sono mosso. Quindi ho il passo, il semipasso, quindi lo traduciamo in codice in due minuti. Ci serve prima di tutto una cosa che si chiama variabile. Cos'è la variabile? Può essere qualsiasi cosa. Nel caso di un contapassi lo chiamiamo passo, è un contenitore vuoto. Questo contenitore vuoto all'inizio lo metto a zero. E gli dico all'inizio metti il passo a zero e poi quando scuoti cambia il passo di uno. Intanto mi mostri la faccina, la faccina che sorride, così mi fai capire che siccome mi sto muovendo tu stai bene, mi stai contando. Ok? Scrivo tutto il programma perché, ovviamente, viene fuori in questo modo. All'avvio imposto il passo a zero, quando lo scuoto cambio il passo di uno. Quando premo un pulsante mi fa vedere quanti passi ho fatto, quando premo un altro pulsante mi azzera il mio contapassi. A leggerlo è facilissimo, è, è banale questo, questo, questo programma, eppure loro ci arrivano, nel senso che io non glielo faccio vedere, inizio a ragionare con loro. Come faccio, Cosa, come, come faccio a contare un contapassi? Interessantissimo, a me questo esempio del contapassi piace molto perché eh, da una cosa quotidiana che loro hanno nel loro telefono capiscono come funziona il loro telefono, che ad esempio cambia il fatto che se lo giro si gira lo schermo perché allora forse anche lì dentro c'è un rilevatore di movimento. Allora è interessante il coding, in particolare questi esempi qui mi piacciono molto perché, perché mi fanno capire il punto di vista. Cioè, loro mi entrano dentro, dentro il dispositivo, mi iniziano a capire come funziona, come ragiona il dispositivo, quando ho fatto il contapassi, appunto. Poi gli faccio fare i, miei, i loro percorsi, se lo legano al loro, alla loro caviglia. E poi in verità, con microbi si possono fare tante cose. Cioè, andando ad attaccare dei cavi a coccodrillo, ad esempio, qui abbiamo fatto una batteria con la frutta. Vedete che ci sono gli auricolari, tocco la frutta, gli ho messo delle note e vado a suonare. Programmando da quella schermata di prima il fatto che tocco la frutta in modo differente. Se ne possono fare tantissime, tantissime di queste cose qui. Quali sono le conclusioni? Allora, innanzitutto, cosa dicono i ragazzi delle medie dopo questo? Eh, una dice: Per me è stato bello lavorare in team e riuscire ogni volta a fare esercitazioni diverse. Un'altra dice: Non pensavo che in così poco tempo sarei riuscita a fare così tante cose, così tanto. Questo corso mi è piaciuto perché le esercitazioni erano semplici, ma potevo sempre personalizzarle e renderle più complesse. Qui c'è, cioè, secondo me, una delle prime cose eh, importanti da trattenere, il fatto che io lo posso personalizzare. Cosa dicono le elementari? Eh, gli elementari, come sempre, mi fanno sempre molto sorridere e, dico, e me l'hanno scritto lunedì questa cosa e mi hanno scritto in cosa hai trovato più difficoltà, in cosa ti senti migliorato. La scorsa settimana ci avevi fatto fare, costruire una casetta su Scratch, cioè dovevano fare il disegno di una casetta e l'ho trovato difficile perché il personaggio ha cominciato a fare di tutto tranne, tranne fare le cose scritte sui comandi. Secondo me sono migliorata a usare il computer dato il fatto che non l'avevo mai usato. Quindi il computer fa quello che vuole lui se io non uso la sua logica. E se ne rendono conto subito. Un altro dice: all'inizio era una frana con il computer e con i, co i coding, il coding, ma con queste lezioni sono migliorata. Cosa dicono le maestre? <ride> le maestre dicono: i bambini della mia classe, come tutti quelli di oggi, sono molto preparati dal punto di vista tecnologico ed informatica. Ma in realtà ho scoperto che la loro preparazione è molto embrionale. Manca di basi certe, manca di un ordine nel procedere, nel comunicare. È proprio questo il punto. Io so, loro usano, mi fanno anche molto ridere, vogliono acherare, usano dei termini che non sanno neanche cosa vogliono dire. Quando io inizio a spiegarglielo, mi guardano come dire: Oh, caspita, tu lo sai veramente cosa vuol dire questa cosa che sto dicendo? No, io non so acherare, però. Tenere il livello di prima media ce la facciamo. Ehm, il punto, appunto, è diamoti, cerchiamo di avere uno scopo. Per quello che ho messo all'inizio, il fatto il bambino che mi dice: Io non ho uno scopo quando uso un computer. Un'altra maestra dice: Durante il corso di coding ho visto alcuni alunni inizialmente sicuri di sé sul proprio sapere, per poi scoprire volta per volta nuovi contenuti. Inizialmente scrivere codici per far muovere i robot sembrava semplice, poi abbiamo visto che bisognava stare molto attenti ai, ai comandi che servono. Ho visto gli alunni messi alla prova e sviluppare una particolare sensibilità, cura e attenzione nei particolari. Procedendo con i PC a coppie, i ragazzi si sostengono e aiutano per arrivare all'obiettivo richiesto. Anche chi da solo potrebbe, ok? Perché io li faccio lavorare sempre insieme quando facciamo coding e robotica. Infatti, adesso dico che cosa dico io. Ok, hanno parlato i bambini, hanno parlato le maestre, vi dico le mie conclusioni. Innanzitutto, la cosa più importante è, è l'errore. Il fatto che si sbaglia anche nel coding. La eh, Scratch, appunto, prima diceva non faceva quello che volevo io. Perché? Perché ho sbagliato il programma. Allora, l'errore è sempre visto come il grande fallimento in questi ragazzi. Oh no, ho sbagliato. Qui nel coding cosa succede? Ricalcolo il percorso. Come faccio a calcolare il percorso? Collaborando con gli altri. Eh, ho messo questa slide abbastanza simpatica, che tanti pesciolini vanno contro il pesce grosso, ma mi è capitato, eh, questa è una foto che ho fatto l'anno scorso, eh, in cui c'erano un po' di ragazzi che appunto stavano cercando di capire e copiare il programma, no? Ma mi è capitato prima di Natale che rispetto a un codice semplicissimo che ho proiettato alla lavagna, mi sono trovata ad un certo punto che quattro bambini di quinta elementare erano lì a cercare di capire come fare, a dialogare davanti alla lavagna. A me questa cosa mi ha tolto le parole, perché ho detto, quando mai questi qui si mettono a dialogare su come risolvere qualcosa? Perché se il robottino non fa quello che voglio, mi dà fastidio. E quindi c'è qualche errore, aspetta che lo cerco. Quindi, secondo me, questa è una grandissima vittoria che dobbiamo dare al coding perché poche cose fanno collaborare come questo. Seconda cosa, la partecipazione. Quando facciamo i corsi di coding si scrivono sempre in tantissimi. E adesso io lo faccio in didattica, in verità lo faccio direttamente a scuola, però partecipano tutti. Tutti vuol dire tutti vuol dire femmine maschi allo stesso modo non è un problema è da smanettoni, è da eh, persone che gli piacciono i computer e la tecnologia. No, è per tutti perché le ragazze si divertono molto più che i maschi. Altro aspetto, il linguaggio specifico. Ora io insegno alle medie dove il linguaggio è un eh, mistero di l'UR, come, come prima il file. Nel senso che è tutto un parlare, io faccio, io dico roba, cosa. Ok, questo è un po' il linguaggio in cui io ogni giorno ci sono. E ehm, io come insegnante sono invece molto attenta, no? Quando insegno, io insegno tecnologia e arte, sono molto attenta nel fargli apprendere i termini specifici delle cose, degli strumenti, eh, dei verbi che utilizzano, ecco. Il coding ha un linguaggio specifico, perché se tu non parli il linguaggio che vuole sentirsi dire lui nell'ordine che vuoi tu, il robottino non funziona. Quindi, anche in questo aspetto, secondo me, è molto molto utile. Creatività nella costruzione, in particolare nella personalizzazione. Questo. L'ultima volta, io di solito all'ultima lezione faccio questa gara di macchinine, ok? Con il programma di prima e vedete che in verità queste macchinine hanno tutte una matita davanti e un palloncino dietro, perché lo scopo è scoppiare il palloncino del robot opposto. E, ovviamente, questo porta con sé una grandissima creatività, per cui hanno costruito no, le, tutte le varie personalizzazioni e quindi torna ancora tutto l'aspetto della manualità ma allo stesso tempo ecco qui anche in questo caso cercavano qui si erano evoluti al compasso che era più cattivo ecco per essere un pochino più incisivi e, ma allo stesso tempo la creatività della personalizzazione del programma perché io posso mandare al massimo quei servomotori ma poi non mi tiene la pista quando io li giro quando li faccio andare quindi anche lì devo andare a capire qual è l'equilibrio giusto per arrivare prima rispetto agli altri Ultimo aspetto che è quello che mi è piaciuto di più è eh, questo gruppo di ragazze di cui ovviamente non si vedono le facce hanno, la prima volta che gli ho fatto fare microbeat gli ho fatto lampeggi fare lampeggiare un cuore un esercizio semplicissimo cioè cuore lampeggia quindi cuore si accende, cuore si spegne cuore si accende, cuore si spegne cioè no, un, un programma facilissimo gli faccio fare questa cosa loro lo fanno e vengono da me con questa cosa lampeggiata e mi dicono prof l'ho fatto io e io sì l'hai fatto tu erano contentissime per aver fatto loro quel piccolo programma lì e allora io eh, l'ho col, col, collegato interrompo la condivisione che ho finito eh, l'ho collegato a, a, a me altre volte io insegno appunto tecnologie e arte e, e per tante volte faccio fare dei progetti in cui ci vogliono dei mesi a costruire le cose, e faccio progettare dei packaging, faccio costruire dei portapenne con il legno, faccio fare un sacco di cose, e quando per, ci lavorano per tanti mesi, alla fine fanno degli elaborati, in particolare quando li fanno in legno, che proprio se li contemplano, cioè se li tengono lì sul banco, e mi dicono l'ho fatto io veramente. Per me, quello è il massimo della soddisfazione che vedo quando loro sono arrivati a guardare quella cosa e dire l'ho fatto io. A me ha sconvolto perché in un programma così semplice, come un cuore che lampeggia, loro mi hanno detto l'ho fatto io. Quindi eh, ha un potenziale educativo in cui ci sono talmente tante cose da applicare, eh, dove mi viene da dire. Che ha lo stesso valore di quando vado a far usare il legno con il mio segreto tradizionale, al quale non rinuncio, ma integro con questa cosa qui. Spero si capisca, e se avete domande, ci siamo. Grazie. Grazie, grazie dottoressa. Eh, ringraziamo entrambe. Eh, chiederei una cosa: che, insomma, visto tra le domande che ci sono arrivate alla dottoressa Bartoli, lei ha fatto l'accenno all'esperienza. All e alla centralità dell'esperienza, del, di usare il metodo coding fin, fin da piccoli. Ecco, mi chiedevo se uh, questo metodo è altrettanto efficace se utilizzato in ragazzi più grandi, perché capiamo il valore aggiunto di iniziare così piccoli, però insomma, non tutte le scuole lo propongono a un'età così precoce. Sì, allora, ehm, io ho visto questo um, e, e, e forse eh, questo è un terreno dove ehm, è da un po' di anni che le scuole stanno iniziando a sperimentare e allo stesso tempo io ho visto che anche io per iniziare a tarare, diciamo, la difficoltà rispetto all'età eh, ho bisogno di un po' di anni in cui sto provando tante cose, ok? Quindi adesso io è il quarto anno che propongo queste cose a età diverse e, e sto vedendo questo: che man mano che i ragazzi crescono, in verità si può complicare tantissimo il coding. Nel senso che io rimango sempre a un livello molto embrionale. Quindi, se si lavorasse alle superiori sul coding, sulla programmazione, perché poi diventa la programmazione dove non c'è più il linguaggio blocchi si va con. La scrittura di sì che è difficile. E in verità è, è assolutamente più che adeguato il coding, anche a livelli superiori, perché poi dopo non si va a usare più microbit, che appunto è la versione semplificata, si va a usare Arduino, si vanno a usare altre schede di dispositivi di controllo, altri dispositivi di robotica, dove la variabile è la base, ok quella che abbiamo visto prima. Quindi come ogni cosa è, proprio comuna, è una materia nuova, per cui come ogni cosa c'è un livello che è giusto per i piccolini, un livello che cresce per quelli delle medie, un livello che cresce ancora per quelli delle superiori. Rispetto a quello che le avevano mh, segnalato le sue colleghe no? quando ci ha fatto leggere con eh, l'intermezzo, la... Mh, il metodo coding ha una ricaduta positiva anche nell'apprendimento delle altre materie rispetto alla sua esperienza? O no? Sì, allora ehm, perché io adesso sono in, in, quest, in questi mesi qui sono in quattro quinte elementari e quindi a due le ho fatte scrivere, a due gliel'ho chiesto. Sì. <ride> e, ehm, e, lo, e soprattutto l'ho chiesto a una maestra che diciamo è un pochino più eh, di esperienza, ok? Quindi quando io vengo dico, oh dai, via, vieni, vieni, che così si divertono. E io dico, ma come, sì, per carità, è bello che si divertano, però insomma, no, cioè, non è che vado a fare il giullare ecco, con eh, i computer. E, e quindi un po' provocatoriamente le ho detto, ma tu cosa dici di questa cosa qui? Mi fa, guarda, ti devo dire una cosa, ho visto che sono più ordinati nel ragionamento. Io questa cosa l'ho notata perché comunque è vero che per loro la, la prendono come un gioco, ma quando la sottovalutano la casetta lì non viene. <ride> perché? Perché ha bisogno di un rigore, ha bisogno di un rigore e quindi poi questo si sì carica perché in verità è come andare a fare una mappa quando io sto studiando, no, non, è altro che, non è troppo differente, eh. cioè le cose sono concatenate, quindi... La ricaduta in termini logici loro si l'hanno vista. Grazie. Una domanda sempre sulla centralità dell'esperienza, ma per la dottoressa Garbui, eh, anche lei ne ha parlato in un senso diverso, quindi ci incuriosisce eh, quell'accenno che ha fatto sulla centralità dell'esperienza nell'uso dei social, cioè in che senso occorre difendere la centralità dell'esperienza nei social? Ci può aiutare, insomma, questi possono aiutare i ragazzi a riflettere in maniera diversa? Grazie, grazie per la domanda. Beh, innanzitutto mi verrebbe da dire sicuramente, in una prospettiva di andare a effettivamente a comprendere anche in termini identitari, soprattutto per chi si sperimenta nel social. Quindi, nel momento in cui magari i ragazzi, soprattutto delle medie piuttosto che delle superiori. Diventano proprio protagonisti del social, quindi iniziano a postare delle loro fotografie, dei loro video, piuttosto che anche dei reel, quindi dei piccoli video che poi su Instagram, per esempio, compaiono e scompaiono nell'arco di 24 ore, su TikTok invece rimangono. No? C'è anche da interrogarsi su che cosa effettivamente io dico di me nel social e soprattutto qual è la mia identità all'interno di un social perché tanti si creano identità per esempio parallele sono dei bambini molto introversi però postano contenuti molto provocatori piuttosto che altri invece desiderano condividere tutto quello che fanno ma proprio anche cose che in realtà andrebbero tenute per sé quindi in questo anche diciamo la prospettiva media, educa media educativa ci aiuta a andare a riflettere effettivamente sul tema della privacy per esempio, quindi su che cosa anche andare a condividere all'interno dei social, che cosa invece è meglio tenere per sé e riservare effettivamente della propria esperienza. D'altra parte anche il confronto col social un po' ci rilancia a delle aperture di esperienze. Come dicevo prima c'erano per esempio la prospettiva dei tutorial che incuriosisce tantissimi bambini sia dal punto di vista proprio di manipolare con degli oggetti piuttosto che degli strumenti e creare delle cose sia per chi effettivamente videogioca magari già eh, presto diciamo e deve riuscire a superare dei livelli. Ecco talvolta ci sono anche dei piccoli suggerimenti che il social propone perché, perché sono di esperienza di altri. Quello che però è importante eh, e riterrei ecco, sia significativo sottolineare è l'aspetto di non ehm, prendere diciamo, quella che è la prospettiva social e cancellarla dall'esperienza delle nostre vite, perché magari confrontandoci con essa abbiamo una difficoltà di accesso e di comprensione. Ma anzi, cercare proprio di interrogarci su quello che avviene nel social anche per. Dare una mano ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, a capire che cosa avviene nel social, a capire che effettivamente anche quelle che erano le challenge proposte su TikTok, ve ne erano alcune sicuramente creative, altre molto pericolose. Quindi capire anche l'esperienza che ne portiamo a casa da una proposta che viene dal social o che altri inseriscono all'interno del social. Quindi non si può prescindere dall'andare a interrogarsi su ciò che è bene e ciò che è male, e soprattutto dobbiamo capire che ciò che noi andiamo. A postare sul social ha conseguenze nella realtà, e viceversa. E quindi questa è una prospettiva sicuramente di esperienza anche di senso molto importante. Assolutamente sì, grazie davvero, dottoressa. Grazie a voi. Possiamo ringraziare le nostre ospiti, grazie mille di questi vostri interventi, veramente interessanti e molto divertenti. Eh, vorrei ringraziare ancora… No, un momento Gianni, una domanda. Vai, vai. No, eh, se la dottoressa Garbui può descrivere quindi un po' per tappe il lavoro che eh, le risulta sia stato fatto da un insegnante in una classe… Ehm, per arrivare a un, a un video di TikTok ehm, appunto secondo le preoccupazioni che lei ha eh, descritto, cioè concretamente il lavoro, i passi, insomma, se si possono eh, così eh, sinteticamente, insomma, dire. Certo, assolutamente. Allora. Diciamo che come Cremit entriamo proprio all'interno di scuole che ehm, hanno anche un curriculum di media education. E quindi sostanzialmente, o comunque in situazioni dove anche la media education ha uno spazio, diciamo all'interno di una giornata della scuola. E m, si propongono diverse tipologie di attività. Quella su TikTok in particolare partiva soprattutto nell'interrogare eh, bambini di quinta elementare piuttosto che eh, i bimbi delle medie. Perché erano i ragazzi che sicuramente più si interrogavano sul social e ovviamente poi avevamo anche un coinvolgimento nelle scuole superiori e nell'università. Ma con i più piccoli è stato molto sfidante lavorare su questo, su questo aspetto perché per loro bisognava essere cool sul social, bisognava avere i like, bisognava sicuramente portarsi a casa l'esperienza più straordinaria di questo mondo, anche talvolta. Eh, rischiando diciamo qualche cosa e quindi eh, su questo abbiamo iniziato a costruire con loro proprio un percorso che partiva innanzitutto dall'interrogarsi sul quale fossero le prospettive proprio di format di TikTok quindi capire innanzitutto quanto durava un video perché proporlo all'interno di quel minutaggio eh, quali fossero i diversi effetti di montaggio piuttosto che anche effetti grafici che il social consentiva. E d'altra parte loro si sono anche sperimentati in piccoli gruppi proprio nell'utilizzo del social per filmare quelle che erano appunto delle esperienze. Ragionando ovviamente sul contenuto di cui trattare all'interno di quel video. Quindi, di che cosa vogliamo raccontare? Della nostra esperienza a scuola? C'è stata per esempio una realtà scolastica che in 15 secondi ha cercato di andare a sintetizzare quella che era una loro giornata di, a scuola. Quindi i bambini appunto in quinta hanno cercato in 15 secondi di raccontare un'esperienza che era la loro eh, giornata scolastica. Quindi lavorando sostanzialmente a gruppi su dei topic, delle tematiche, e loro andavano a restituire in 15 secondi. Le prove sono state innumerevoli perché i bambini, soprattutto, volevano raccontare tutto in un formato tutto loro, che però non rispondeva a quello del social. E quindi anche lì si cercava di capire anche il valore del tempo. Ho 15 secondi, che cosa posso raccontare in 15 secondi? Magari un'esperienza, uno spot di una conversazione con il compagno. Beh, anche questa era testimonianza sicuramente di un'attività a scuola, per esempio. Oppure con i più grandi si lavorava appunto su dinamiche medie educative, quali per esempio il cyberbullismo, piuttosto che body shaming, piuttosto che invece si andava proprio a sfidare loro a realizzare dei video con dei contenuti legati alla didattica. Quindi magari l'andare a proporre il libro letto in estate in 15 secondi. Ecco, anche queste sono tutte. Delle dinamiche delle proposte che sono, che sono state rilanciate, per esempio. Ovviamente senza far mancare, però, un atteggiamento critico nei confronti del video che si andava a realizzare, quindi il capire il perché lo stiamo realizzando, il perché vogliamo condividerlo e soprattutto come anche gli altri percepiscono il video che io vado a postare. Serve? È utile? Può essere un rilancio per gli altri? Può sollecitare delle domande? Ecco, questo in sintesi sono ovviamente poi suddivisi in diversi incontri tutti questi passaggi, però in sintesi è un po' l'itinerario che proponiamo anche all'interno delle scuole quando ci si vuole appunto affiancare a un social come TikTok. Okay. Grazie allora anche a questa, a questa risposta, dottoressa Garbui. Ringrazio allora riprendo ringraziando a Esserci, ringraziando il SIDEF a nome di DS Lombardia, ringrazio ovviamente le nostre interlocutrici, la professoressa Bart e la professoressa Calmui e speriamo che questa nostra serata possa essere utile, per me è stata moltissimo. Grazie allora e buona prosecuzione. Fino al prossimo appuntamento previsto per martedì. 14 marzo. Buona serata.